Niente, tutto pronto per cominciare. La battuta Pupaz, che è il nome di battaglia di Andrea Mazzocchi. Andrea Mazzocchi al servizio. Ok, mi dicono che si può partire alla battuta Pupaz. Bell'attacco di Paolo, si trovano praticamente fermi Pizzo e Andrea. Attaccata da Paolo, cade. Ricordiamo Federico Iacopucci. Paolo, grande attaccante, lo ricordiamo, a rete veramente pericoloso. Alzata di spalla, direi abbastanza brutta di Fede, e uno pari, anche un Paolo un po', diciamo, dimesso, no? Sì, devono cercare di mantenere comunque la concentrazione, seppure so che sia difficile perché la partita, appunto, sappiamo non vale oramai per la qualifica, ma sì, ma soprattutto per questo, cioè è una partita che comunque ha pochi contenuti e un, diciamo, abituato sempre a giocare per vincere come Paolo di sicuro non giocherà al 100%, è anche abbastanza capibile da quel punto di vista, però speriamo che venga lo stesso. Sicuramente Roberto e Andrea cercheranno di vincerla, portarla a casa, per sarebbe anche un risultato di prestigio. Bella battuta, brutta ricezione di Andrea Mazzocchi, e si guardano, mia tua, il classico, intanto una bella panoramica dall'alto. Molto, un impianto veramente bello, location, giornate, top. E soprattutto le riprese che ci permettono anche di rivedere tutto il meglio. Tanto Pizzo salva un bellissimo pallone, ancora Federico Iacopucci. Bravo, grande, bravo Pizzo, che è un Pizzo che ha retto. Che comunque ieri vince il gruppo a sorpresa, perché sì, non era dato tra le coppie favorite. Anche lui grandi problemi fisici negli anni, poi fortunatamente sì, si è ripreso, quest'anno si è allenato anche bene. E si vede. La battuta di Mazzocchi è un bolide che provato. Esce fuori di un metro. Prova a spingere, però. E ricordiamo che la battuta, alcuni prima mi hanno chiesto: ma perché non battono a giro fuori? Io ho detto: la battuta a giro normalmente è più semplice da ricevere, quindi si cerca di battere teso, flottante, vicino a rete, normalmente con la palla che passa a pochi centimetri. Assolutamente, diciamo che la battuta a giro normalmente è per chi si avvicina alle prime volte, sì, quando non sai ancora come si batte, per non farsi cade, male, esatto. Per non prendere contro la montagnola, intanto tra palla corta di la palla Pizzo, corta che di cade. Pizzo cade, oggi è una palla cade. Corta veramente malefica. La fa molto bene, adesso batte anche battuta, in maniera tesa, forte. Poi non riesce a difendere. Battuta veramente insidiosa per il sinistro di Federico, che di solito è molto morbido. Intanto è arrivata anche la Astrid Eriksson. Bellissima l'alzata di Paolo. Fede spara fuori di un metro e mezzo, una palla col cioccolatino sopra. Alla battuta Rubè. Il
Questa è bella, questa palla veramente bella di Fede. E finalmente abbiamo visto spingere, perché 5 pari intanto. Troppe volte si cerca sempre di fare la palla corta, diagonale. Una palla bella da vedere, invece se tiri efficaci. Questa qui, vedi un po'. È quello che si commentava prima con Sinopia, commentando la partita tra Juanito e Sergio contro Minghetti e Salvetti, l'efficacia anche dei colpi di Salvetti che da ogni posizione, pur con una palla magari non buonissima, riusciva sempre a trovare la soluzione migliore per mettere in difficoltà una coppia fortissima come quella di Juanito e Sergio. Ricordo il 2004 quando venne giù Cabeza, il mitico Cabessao, che diceva 4 lunghe e una corta, 4 lunghe e una corta, perché poi la corta, anche se non è stupenda, magari cade, perché gli altri sono abituati. E in più la palla lunga sappiamo che in ogni caso, con il campo soprattutto 9x9 tra l'altro, può mantenere l'avversario lontano. L'esperienza di Cabezao, che se sta guardando lo salutiamo, perché grande. È stato veramente qua in Italia diverse volte, è venuto. È stato venuto molte volte e poi ha veramente appassionato tanta gente, che a parte il video della finale di Ajaccio del 2007 contro Bele Marcelinho, che ha avvicinato credo tantissimi. Sì, per l'Italia è stato uno dei personaggi dei brasiliani, esatto, sicuramente. È stato uno di quelli che ha avvicinato di più, perché tanta gente avrà visto 100-200 volte quel video, e anche perché all'epoca ce n'erano pochi, molti meno di adesso. E Cabezao ha dato spettacolo anche qua al Fantini, o anche Figli del Sole. Abbiamo ospitato diverse volte. Uno contro due, uno contro tre, uno contro quattro, ovviamente. Scommettendo anche dei soldi, vincendo praticamente sempre, pochi soldi ovviamente, lo diciamo, però sì, era più arrotondava comunque il suo gettone italiano con queste evoluzioni. Tanto 8-7, Paolo e Federico sono ripresi, sì, dopo qualche inizio, bella battuta, sì, inizio direi un po' triste. Sì, adesso hanno preso un po' di ritmo. Ecco, abbiamo forse meglio un che po' di ritmo, però Fede voleva troppo, vedi, questi sono i punti che se la palla non è bella devi passare. Boh, inutile pensare di dover fare il punto da lì. Assolutamente. 8 pari, perfetta parità. Ancora una corta. Ancora una pingadigna di Pizzoferro, fantastico. Sì. Un Pizzoferro che prima standing ovation, dopo la corta su Tatà, ha richiamato tutta l'attenzione su di lui. Un Pizzo scatenato, di solito sempre molto pacato. Bellissimo tanto il punto di Fede, 9 pari. Una palla. È riuscito da sotto la rete a girarla. Veramente bravo. Che bel servizio. Bomba. Bomba. Quasi sulla linea di Fede. Vediamo dal replay, la palla si spegne quasi sulla linea. Un'altra bomba. Paolino salva, però la palla non, nonostante il miracolo di Paolino, Federico non riesce a passare la palla. Saltato un pelo prima, palla un po' complicata, anche se c'è poco vento, però in quei casi può dare fastidio. Qua sbaglia Fede, un tocco inusuale. Un applauso a questi ragazzi che siamo conforto. 30 gradi da stamattina giocano. Alla battuta Andrea Mazzocchi. Salvataggio Pizzo. Fantastico di Pizzo. Mamma mia come sta. Doppio salvataggio.
attacco troppo morbido, quello di Pupaz. Ancora Pizzo, forse Paolino Mazzieri chiude con un lungo linea, 11 pari. Difesa, attacco, c'è stato un po' tutto in questo punto. Andrea Mazzocchi si lamenta col compagno, anche se poi dopo si danno il 5, ma c'era poco da fare. Erano un po' fuori posizione, visto il lungo scambio, quindi anche un colpo a piedi per terra è stato decisivo. Un po' di fortuna aiuta Mazzocchi. Bellissimo l'attacco di Federico, che dovrebbe farne di più. I ragazzi ci tengono. Ho visto prima anche un bel lungo linea teso. Li ha quasi tutti i colpi Federico, veramente per l'età che ha. Vabbè, sì, per l'età, rapporto qualità e età, direi che sì, non ce n'è. Non c'è. Eccola. Errori. Vedi, questo è esatto. Errori di gioventù. Colpisce la riga, la battuta di Roberto, un Roberto veramente incontenibile. Dopo anni di sfortune, tra infortuni. Sì, anche Pizzo batte molto bene, teso, sì, una bella battuta. La battuta di Pizzo è una battuta fastidiosa. Veramente bella palla. La palla lì. Quando arriva in aria riesce a stare in piedi molto. Tanto ci salutano anche dalla Spagna, un saluto a Roberto Cordero, grande Roby, un abbraccio a tutti i valenziani che ormai sono diventati degli amici per quanto riguarda me e il sottoscritto, perché il rapporto che all'inizio era puramente, diciamo, futvoleistico, poi si è instaurata una grande amicizia. E tra l'altro Ruben, ricordiamo che proprio a Valencia nel 2013 è stato l'ultimo mio torneo e l'abbiamo fatto insieme, quindi vedi. Beh, ha avuto l'onore insieme, non so se quello non ti ha portato, ma no, già no, ero già, sì. Ricordiamo, però, diciamo, proprio Valencia, chi non lo sa, che Valencia, l'ultimo torneo l'hai fatto con me, che è stato anche divertito. Esatto, ne abbiamo fatti due insieme, uno un torneo amatoriale la spiaggia 23, cioè quei torneini così che si organizzano tanto per, invece quello era un bel torneo, diciamo, che siamo arrivati terzi. Io dico terzi. Fortuna che giocavamo su di te. Siamo arrivati perché terzi perdendo non purtroppo potevo reggere. 2-1 contro, sì, Fran, coppia storica, e Ricky, e che poi hanno vinto il torneo e poi battendo in terza quarto Edu e Victor, rimontando un parziale importante. Sì, mi ricordo che già lì non stavi tanto bene, purtroppo. Pensando adesso a Roby, è venuto in mente proprio questo l'ultima volta. Sì, bellissimo, sì, là, bello. L'abbiamo fatto insieme. Mi è piaciuto non tornare più, ma organizzato alla playa della Malvarosa da Danny Saez. Saluto. Che salutiamo ovviamente, Danny. E vabbè, Valencia ormai è la mia seconda casa. Tanto match point per Paolo e Fede. Abbiamo un po' mollato la telecronaca per una partita, tanto fuori la battuta di Fede, una partita, diciamo, che non conta più tanto nel gruppo a seguire. Dopo invece avremo? Per seguire abbiamo un match interessante tra Sergio Perez e Carlos, sempre di Valencia, Mazariegos, contro Lello Petito e Cristian Lombardi, che è un match che comunque può ancora determinare la seconda, posizione del gruppo, dietro a Gatto e Santo Graziano e Santo Pedro. Quindi vincono Paolino e tanto Pizzaferro saluta la postazione dopo un'ottima prova. Vieni pure Roby, fai pure il giro, così fai una battuta. Tanto, e a seguire avremo Sergio Perez e Carlos Mazzariego contro Lello Petito e Cristian Lombardi, che è un match molto importante per